Silvana Carcaro, candidata per la Regione Lombardia come presidente per il Movimento 5 Stelle. Com'è andato il processo Eureko di stamattina? È andato che c'è stato ancora il rinvio al 25 marzo, hanno chiesto il rito abbreviato, ovviamente le vittime si sono sentite ancora una volta un po' tradite dalle istituzioni. Vedremo quindi tra 2 mesi come procederà. C'è da dire che siamo a 2 anni e qualche mese da questa tragedia e le persone che sono state coinvolte sono state completamente abbandonate dalle istituzioni. Questa è la cosa peggiore. Purtroppo durante anche questi presidi ci sono sempre le solite persone, chi come me del Movimento 5 Stelle, chi come altre persone da varie altre forze politiche, ma sono veramente sempre poche. E i superstiti sono lasciati alla bontà delle singole persone, anche a livello di istituzioni, alla bontà o meno di chi governa in quell'istituzione. Questo non funziona, bisogna avere un sistema di controllo all'origine, perché qui l'ARPA evidentemente non ha funzionato e va, come dire, stravolta completamente. E poi a valle, perché le istituzioni sono state totalmente assenti nel tutelare le persone superstiti e nel dare una risposta pratica, economica, quotidiana a chi sta vivendo delle tragedie.